Annata agraria positiva quella del 2012 per la provincia di Brescia, che registra un incremento del 2,34% rispetto all'anno precedente. Sì, un'annata agricola che si presenta con un leggero segno più anche quest'anno. Devo dire che, come al solito, l'agricoltura, soprattutto in questo momento di crisi, fa sempre la sua parte, anche se il costo delle materie prime è aumentato in modo abbastanza significativo, ma però l'agricoltura rimane sempre un punto di riferimento importante, soprattutto in questi momenti di grave difficoltà economica. I dati positivi che portano il comparto al 1,3 miliardi sono imputabili al comparto zootecnico, che rappresenta il 90,2% della produzione lorda vendibile. Meno soddisfacente invece l'andamento del comparto vegetale: si rileva un aumento medio del 4,3% dei prezzi dei mezzi di produzione, con picchi significativi per i mangimi, per i prodotti energetici e per i concimi azotati. Anche per questo l'incremento del comparto zootecnico, che si attesta sul 3,7%, è ancora più significativo. Quest'anno ci siamo un po' concentrati soprattutto per cercare di semplificare un po' l'attività amministrativa con le imprese, e quindi supportare, come dire, le imprese in questo periodo un po' delicato dal punto di vista economico, quantomeno per contenere o ridurre i costi del lavoro. Quindi abbiamo iniziato un percorso anche di digitalizzazione di tutta la gestione delle pratiche, magari partendo dall'uso di strumenti tipo la posta elettronica certificata, ma anche per cominciare a consentire alle aziende di interagire con la pubblica amministrazione attraverso la modalità web, e quindi questo con vantaggi sia per risparmi di spesa da parte nostra, ma anche risparmi di tempo e semplificazione da parte degli imprenditori.